Allora voglio subito sentire come la pensa l'esponente del Movimento 5 Stelle qui in studio con noi su questo. Mi pare che quello che emerge è che abbiamo una legge elettorale concepita molto male, approvata tutta velocità con modalità che non hanno consentito un efficace approfondimento democratico, con voti di fiducia a ripetizione. Qua faccio l'avvocato del diavolo, voi avete avuto l'opportunità l'estate scorsa di approvare un'altra legge, però poi vi siete sottratti così. Sottratti non mi sembra assolutamente la parola giusta. Noi adesso parliamo di questa legge elettorale che abbiamo e stiamo constatando che è una legge elettorale che ha delle grossissime pecche. Il problema da cui si parte, che è il problema degli espulsi dal movimento, è un problema minimo in realtà. I numeri che avete offerto sono numeri così mastodontici che fanno comprendere che il rischio di migrazioni è un rischio che si annida ben di più in altri settori e in altre forze politiche. Noi non sappiamo quanti ne verranno eletti di questi espulsi, probabilmente pochissimi o forse nessuno, e non sappiamo assolutamente come si regoleranno. Quello che vediamo è il tipo di offerta ammiccante che Berlusconi ha fatto loro. Francamente, dopo che sia da parte di Forza Italia, sia da parte anche del PD, si è detto che questi sarebbero gli ex onesti, tutta questa corsa a prenotarseli, quelli che loro definiscono gli ex onesti, mi sembra un fuor d'opera, così come sgraziatissimo e di cattivo gusto quell'accenno al fatto che passando nei ranghi del centrodestra conserverebbero ovviamente del tutto L'indennità. intatta l'indennità. Quindi stiamo cadendo davvero, come lei diceva poc'anzi, molto molto in basso. C'è da sperare che delle idealità forti, un recupero in sostanza di quei valori antichi dell'Italia, a cui proprio ieri vedevo accennava Camilleri in termini che mi sono sembrati addirittura commoventi, possa salvarci da una deriva di questo tipo. Scegliamo persone di qualità. Questo deve essere effettivamente il punto fondamentale. Io sono candidato al collegio uninominale numero uno d'Italia, perché è Roma 1, il più antico d'Italia, quello in cui si votava ancora 2500 anni fa. Dei problemi del collegio, e cioè di Roma Centro, mi sono occupato moltissimo. Cerco di avere un dialogo anche con gli antagonisti, soprattutto con la più importante, la più nota, Emma Bonino, su questi temi. Il dialogo, per la verità, non è ancora decollato, ma speriamo che vi sia ancora occasione. E la qualità dei parlamentari nel sistema che è stato descritto poc'anzi dal professor Ainis è fondamentale. Che il mio, come si può dire, contraddittore, di questo pomeriggio celebri, come si può dire, lo spessore umano e professionale e poi anche, diciamo così, il carattere trasparente e corretto dei candidati nelle liste del centrodestra e in particolare di Forza Italia è Noi abbiamo abbastanza l'80% di paradossale, nuovi ecco. E io candidati. non sono abituato a far Ma direi di polemiche, ma no, insomma ma i fa fatti guardare. parlano da sé, quindi da questo punto di vista spero che gli elettori sapranno invece valutare proprio i percorsi di vita che sono alle spalle, sappiano fare un uso consapevole Esatto, guardiamoli. di internet, quindi di Google e di tutti questi strumenti per sapere veramente cosa c'è alle spalle di ciascun candidato e quindi anche questi incontri Esatto, televisivi in realtà hanno una guardiamolo, grande importanza, al di controlliamo. là sento un rumore di fondo ma non ho ben capito cos'è. Posso proseguire? Sì, È qualcuno proseguo, che le proseguo. No, replica, non qualcuno, facciamoci voi non queste siete abituati battute, alla però dai, replica, ma sento un facciamoci rumore di queste fondo battute davvero, non perché, sento neanche una no, perché parola. la discussione civile e la manteniamo Ma non su sento neanche questi una toni. parola in realtà. Va bene, poi allora Se lei crede, dà la parleremo. parola. Ecco. No, Le ho prego. semplicemente Inizia, bisogno di cercare di concludere che 5 finisca, Stelle non hanno. però un attimo, fatemi dire una cosa. Questa scheda di G24, qua siamo sempre molto, molto tranquilli, diamo sempre la parola a tutti, per cui prego a tutti di essere rispettosi. Prego. Sentivo una voce, Lo infatti. dico a entrambi, per favore. Ci mancherebbe. Qui, diciamo, documentarsi a fondo sui candidati, vedere un po' qual è il loro impegno nelle situazioni del territorio, perché questo è il significato dell'uninominale, l'unico residuo significato di un sistema per la verità, per molti altri aspetti, disordinato e quanto invece a chi sta nelle liste e al loro valore, effettivamente l'elettorato sa benissimo qual è la differenza rispetto al Movimento 5 Stelle, vale a dire un movimento che non solo si proclama, ma che effettivamente è, lo si tocca con mano tutti i giorni, di persone giovani, oneste e entusiaste che hanno a cuore non solo la rinascita, ma direi proprio la sopravvivenza di questo paese, che Qualche veramente sta problema ce lo attraversando una avete pagina avuto difficile, però, difficilissima. Consolo, soprattutto No, in quest'ultima fase, qualche problema ce l'avete avuto, parlo appunto delle persone che secondo Luigi Di Maio sono autoescluse a questo punto dal movimento, ma che comunque rimangono in lista e di tutta una sento serie di parlare di problemi. massoneria. Sento
Sarebbe bello sapere quanti sono i massoni, ma i massoni di ben altro spessore, che militano nelle liste del PD e di Forza Italia e forse anche di altre forze politiche. Faccio rispondere subito Nappi e poi do la parola al professor Ainis. La ringrazio anche perché continuano a proclamarsi padroni del bene assoluto, è questo che è irritante, in un paese devastato da problemi, dove i 5 Stelle non appena hanno avuto un briciolo di governo del territorio hanno combinato di tutto. Nella mia regione c'è un'esperienza unica di governo dei 5 Stelle e ci sono stati anche arresti per camorra. Francamente io direi di prima di dare le patenti agli altri, guardate anche in casa vostra e soprattutto smettetela di costruire un percorso politico fatto soltanto sul puntare il dito contro gli altri, perché altrimenti le posso rispondere che nel mio collegio il suo partito è un signore che non si è mai visto per strada, che non esiste, è un avatar che ha avuto 9 voti alle parlamentari e che non esiste neanche nella sua città, che cerco di incontrare da settimane senza avere il piacere di guardargli in faccia e che non ha un lavoro, non ha una competenza come l'80% dei vostri rappresentanti in Parlamento. Io un lavoro ce l'ho e sicuramente l'avrà anche lei, non è un caso è lì in televisione in un contraddittorio, un'esperienza straordinaria e gradevolissima per me, perché io non vi ho mai visto da nessuna parte, non vi incontro mai in dibattiti televisivi, non vi incontro mai in nessun confronto, vi sento soltanto parlare da soli e vi sento e vi leggo sui social con offese personali in generale da parte dei vostri attivisti che non fanno altro che scatenare una politica dell'odio, del rancore, della rabbia, esattamente il contrario di quello che un paese democratico si aspetta per uscire dalla crisi. Voi siete inquinatori del bene comune e lo fate in modo inquietante perché girate la frittata nel senso opposto. Ad onor del vero qua vengono i 5 Stelle, non si sottraggono, e qua vengono. Oggi è un miracolo. Il mio contraddittore, con un amore del rischio non indifferente, usa parole che sembrano fatte apposta per contraddistinguere i futuri soci, diciamo così, dell'inciucio. A proposito di inquinatori del bene comune, non ci va assolutamente leggero nel momento in cui auspica invece un dialogo più amichevole e più costruttivo, e quindi mi mette davvero in difficoltà perché io non sono un professionista della politica e non voglio diventare un professionista della politica messo a questo tipo. Professore, un attimo.